ragazzi e benvenuti in un nuovissimo spacchettamento pazzo. Io sono Vincenzo. Io sono Antonia. Io sono Marica. Oggi spacchetteremo la cover della Nintendo Switch. Iscrivetevi al canale e lasciate un super like. Se volete acquistarla, vi lasceremo qua sotto il link in descrizione. Adesso l'apriamo! Iniziamo a spacchettare. Dentro c'è una protezione per controller trasparente. Ce n'è un'altra e c'è la protezione per il vetrino per lo schermo. Ci sono altre protezioni per controller, stavolta rosse e blu, invece prima erano trasparenti. C'è un cavo di emergenza e dei bellissimi tappini da mettere sui controller. Questi qua sono il liquido per poter mettere il vetrino. Qui ci sono due elastici per mettere dentro la nostra amatissima console. Successivamente qui c'è il portascheda, dove per esempio possiamo mettere i nostri giochi preferiti. Qui vanno i controller. Adesso vi faccio vedere un po' come montarli. In pratica, quelli trasparenti sono di plastica dura, come vedete. Invece quelli rossi e blu sono di plastica silicone. In pratica il lato semplice da montare è quello di dietro, quello un po' più difficilino è quello davanti. Adesso ho montato questi, adesso quelli di silicone, adesso li montiamo si montano. Questi qui molto più facile, sono facilissimi da montare, che tutti hanno capito. Quindi adesso si mettono i pulsantini. Un attimo che non riesco a prenderli. Quello rosso è un poco difficile metterli, un bel po'. Andato? No, non tanto. Andato. Guardate quanto è carino. Quindi stai mettendo al contrario, però... Si potevano anche mettere qua quello rosso e qua quello blu, però così sono più carini. Adesso inseriamo i nostri giochi. Noi abbiamo Crash CTR, anche detto Crash Bandicoot. Abbiamo la nostra amatissima scheda di Minecraft, che abbiamo appena finito di giocarci e state all'interno. E di Sonic. Abbiamo anche Sonic e Mario ai giochi olimpici. Secondo. Abbiamo Luigi's Mansion. È stato molto carino da giocare. E Zelda. Questi sono i nostri giochi
di cui Zelda, Sonic e Mario, giochi olimpici, Minecraft, CTR, Crash Bandicoot, Nitro Fueled e Luigi's Mansion 3. Questo cavo di riserva lo possiamo mettere qua e serve per caricare la Nintendo. Questa protezione la facciamo mettere da mamma. Adesso mamma pulisce la Nintendo con il numero 1. Puliamo bene per non lasciare residui. Perché sennò dopo di che c'è il no, si creano le bolle quando andiamo a mettere il vetrino. Ma una volta che abbiamo... A parte perché le bolle... Abbiamo passato questa che è la numero 1 ed è umida. Prendiamo la numero 2 che è quella asciutta. Che serve ad asciugare. Asciughiamo bene. Deve essere pulitissimo, altrimenti non si mette bene. È come mettere il vetrino del cellulare, uguale. Io ormai sono esperta, vero Vince? Hai messo un bel po' di vetrini. Adesso al vetrino, che vediamo qual è il verso giusto. No, al contrario, così. Non si vede. Guarda, vediamo come va prima, come misura. Devo far combaciare questi due. E va proprio precisa. Allora, dobbiamo togliere dietro la protezione. Perché così... Mamma, c'è anche la protezione. Sì, sì, sarà pulitissima. Ah. Allora, facciamo combaciare la parte di sotto. Questa è una cosa proprio di precisione. E poi lasciamola. Dovrebbe, vedi, si sta attaccando per bene, tutto da solo. Questo non ricordo. Non è cosa serve. Non è che forse è solo un logo? No, ma comunque, vedi, si è... Aspetta, mamma, prima di toccarla... Aspetta, si è attaccata completamente. C'è ancora un bisogno... adesso l'aiutiamo un po' sui bordi. Ecco, si è attaccata completamente. La puliamo sempre con questa che è avanzata ed è perfetto. E sono stata brava? Bravissima. Una volta messo questo, gli daremo una pulita perché l'avete proprio mal conciata e si potrà mettere la parte di plastica rigida trasparente. Adesso la inseriamo. Giusto per far vedere. E poi la togliamo perché te poi la togliamo e la rimettiamo. Ah, lo spazio aperto per mettere la card. Le card, cosa che ci va qua, le cuffie, cioè anche per far passare l'aria. Il cavalletto. E c'è lo spazio anche. Del cavo e il cavalletto. Per sollevare il cavalletto. E tutto questo l'abbiamo pagato all'incirca 10 euro. Se volete acquistarlo, vi lasceremo il link qua sotto in descrizione. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci un like!